Cari amici, ben trovati, finalmente ci siamo. Ho finalmente finito di realizzare questo corso interamente dedicato a chi vuole imparare a fare video partendo da zero. Ho fatto questo corso che si chiama Video Recording, pensato per coloro che vogliono intraprendere questo mestiere o che hanno già intrapreso ma hanno diverse difficoltà a capire alcuni concetti legati al mondo vastissimo, incredibilmente vasto del videomaking. Un corso che mette in ordine tutte le argomentazioni, tutti gli aspetti tecnici di un mestiere che è sempre più in voga. E quindi, se sei interessato al mondo del video, ascoltami per pochi minuti. Alt, stop! Prima di proseguire e capire bene che cosa c'è all'interno di questo corso, è importantissimo farti una nota, spiegarti una cosa. Questo è il primissimo video corso che è strutturato con un approccio completamente diverso da tutti quelli che trovi sulla rete e ti vado a spiegare perché. Poi alla fine ti spiego anche le modalità di pagamento e quant'altro, però sappi che questo video corso tu lo puoi ascoltare, apprendere in duplice modalità. C'è la possibilità di acquistarlo come video corso, quindi hai tutti i capitoli del video corso di cui fra poco ti parlo e in più hai la possibilità di stare in aula con me virtualmente e di farmi le domande lezione per lezione del corso stesso. Sta a te chiaramente decidere quando voler partecipare, quando no, ma hai comunque la possibilità di assistere in un'aula virtuale, in un gruppo chiuso di persone che hanno acquistato tutto il corso comunque di base, come se fosse un'enciclopedia da poter vedere e rivedere quante volte vuoi, ma al contempo c'è la lezione per lezione viene spiegata da me, ok? L'ascoltiamo insieme, la rivediamo, le mettiamo in pausa lezione per lezione su quello che stiamo ascoltando e c'è la possibilità di farmi le domande, di farmi eventualmente addirittura vedere dei tuoi esempi o comunque di darti ulteriori delucidazioni lezione per lezione. Questo avverrà in diverse settimane, ma ti spiegherò tutto per filo e per segno alla fine del video stesso. Quindi adesso ascolta bene ciò che contiene il video corso, dopodiché ti spiego le modalità di fruizione dello stesso. A fra poco. Intanto a chi è adatto questo corso, come ti accennavo, è in particolare adatto a chi deve iniziare a fare video. Tra queste figure ci possono essere fotografi che hanno la volontà di intraprendere e capire come si fa video. E poi ci possono essere videomaker che hanno appena iniziato e hanno diverse difficoltà a capire certi principi di funzionamento o comunque ad approcciare al mondo del video in maniera più professionale. Un'altra delle categorie che possono essere interessate, secondo me un contenuto del genere è molto interessante, è chi ha un'attività professionale e vorrebbe utilizzare l'attrezzatura, vorrebbe capire come fare video in propria autonomia senza dover pagare professionisti per realizzare prodotti però professionali. Ed infine dedico questo corso anche a chi ad oggi mi ha tantissime volte detto fammi sapere quando fai il prossimo corso perché purtroppo questa volta non riesco a seguirti, purtroppo questa volta non riesco ad arrivare in quella città specifica. In sostanza, tutti coloro che non riescono per motivi di tempo, impegni professionali, eccetera, a seguirmi durante i miei workshop. Questo è un corso che riassume veramente tutto quello che c'è all'interno dei miei workshop, fermo restando che non c'è la pratica con me, ma hai veramente tutta la formazione. E direi inoltre che all'interno di questo corso trovi quelli che sono stati gli errori che ho commesso anche io in passato e che oggi sono condensati e tramutati in approccio assolutamente più professionale, assolutamente più produttivo, al fine di un qualcosa di veramente ben fatto. Ma che cosa trovi nello specifico all'interno di questo corso? Intanto ho condensato il tutto in un numero veramente alto di ore di registrazione. Considera che più o meno, diciamo da una stima così molto veloce che ho fatto, siamo oltre le 30 ore di registrazione, quindi veramente tanto, tanto materiale da poter guardare e riguardare più volte al fine di apprendere in maniera concreta tutto quello che c'è all'interno. Si tratta di circa 40 video, appunto, che racchiudono in maniera organizzata tutti i contenuti e tutte le argomentazioni, secondo me, necessarie se vuoi apprendere questo mestiere. Oltre 40 video che vanno a suddividere in macro blocchi tutte le argomentazioni.
Tra le prime abbiamo quale attrezzatura scegliere. L'attrezzatura è fondamentale, ma non è l'elemento su cui basare la nostra professionalità. E sbagliare la stessa significa perdere un sacco di soldi e magari non avere il risultato che attendevamo. Quindi l'attrezzatura, primo punto. Poi faccio un cappello introduttivo, ma che a mio avviso è gran parte del corso, è veramente poi quello che andremo a scartabellare nei capitoli a seguire, cioè andiamo ad analizzare tutti quelli che sono gli errori commessi dalla maggior parte degli utenti e delle persone che vanno a fare video. Quindi vedremo errore per errore e andremo a quindi acquisire consapevolezza di cosa evitare al fine di fare un qualcosa di assolutamente migliore. Terzo blocco dedicato completamente a quelle che sono le conoscenze in ambito fotografico ma anche video, cioè tutto quello che è il mondo dedicato all'esposizione e a strumenti per capire meglio come impostare la propria camera in ambito esposizione e soprattutto rapporto con i tempi e quindi il frame per secondo, argomento che molto spesso è tema di errori nell'ambito appunto video. Segue un capitolo dedicato a quelle che sono le impostazioni di macchina da ripresa e qui c'è veramente di tutto e di più. Ho veramente analizzato e cercato di portare il più possibile alla luce quelle che sono le caratteristiche, i dettagli, le configurazioni di macchine da ripresa, gli strumenti che oggi mettono a disposizione le macchine. Ho spiegato ogni strumento e ti ho dato la possibilità quindi di utilizzare tutte le caratteristiche tecnologiche di una macchina moderna al fine di poter ottenere risultati assolutamente pro. Chiaramente ho dedicato un capitolo veramente vasto al mondo dell'audio. È infatti importantissimo capire che l'audio è il 50% dei nostri filmati. Il video non è una fotografia, si compone di parte sonora e parte visiva. La parte sonora deve essere assolutamente ben fatta e se la stessa è fatta male, chiaramente potrai avere realizzato il miglior filmato del mondo, ma senza l'audio corretto sicuramente il tuo filmato varrà il 50% in meno. E poi un capitolo dedicato a tecniche di ripresa particolari quali ad esempio hyperlapse, timelapse e slow motion. Quindi una volta analizzato tutto quello che è il mondo della problematica tecnica e tecnologica, ho cominciato a far vedere quali sono le cose da tenere in considerazione in ambito più registico, creativo, e quindi ho parlato di quello che è appunto intanto sono le inquadrature, quindi la composizione, i movimenti di camera e poi alcuni elementi fondamentali per la riuscita di una storia, perché un filmato non è nient'altro che un racconto, non è nient'altro che una comunicazione di emozioni. E come lo riusciamo a fare il tutto? Ecco, quindi ho concentrato molto, ho dedicato molta attenzione a questo aspetto, quindi non solo tecnica ma anche contenuto. E ancora un capitolo dedicato agli accessori quali gimbal, treppiedi, monopiedi, slider, filtri, eccetera eccetera. Ultimo ma non in termini di importanza, capitolo dedicato al mondo della post-produzione. E qui si è aperto veramente un mondo, perché abbiamo visto, ho analizzato quello che è appunto l'approccio al montaggio, ai software di montaggio, approccio al montaggio, approccio alla color, approccio al racconto, quindi come sviluppare un montaggio. E che altro posso pensare? Ad esempio ai plugin, all'edit, l'export dell'audio, posso produrre audio rispetto al video, eccetera eccetera. In sostanza, anche in questo grosso capitolo sono andato a identificare quelli che sono i punti deboli di un montaggio, di una post-produzione amatoriale, e quindi vi ho dato le chiavi per un approccio sicuramente più professionale. Bene, credo e spero che ti sia arrivato tutto il know-how, tutto il concentrato di quello che contiene questo corso. Ma adesso la domanda che probabilmente ti stai facendo più di tutte. Sì, va bene, come posso fruire e soprattutto quanto costa? Perché chiaramente fa parte del gioco. Avere tutto questo bagaglio di formazione, soprattutto averla nella modalità che ti ho descritto all'inizio, cioè la possibilità di avere tutto il corso in video lezioni e contemporaneamente avere anche la possibilità di stare in diretta con me e quindi commentare, vedere, analizzare, parlare lezione per lezione insieme in un'aula virtuale, ha un costo di 129 euro. È il costo assolutamente promo che sto promuovendo per questo corso di formazione.
Laddove dovessi però essere interessato esclusivamente alle video lezioni, ho pensato comunque di dare la possibilità di comprare le video lezioni separate dalla diretta, che ti ripeto è molto più importante, perché un conto è sentire un video, ma questo lo dico per esperienza, un conto è sentire un video e dire sì ho capito, e un conto è avere mille domande, avere la persona che te le spiega lì per lì, che le commentiamo insieme, che fai parte di un gruppo dove puoi farmi tutte le domande che vuoi, dove puoi avere un rapporto con me continuato nel tempo e quindi avere la possibilità di approfondire lezione per lezione e andare poi a veramente mettere in pratica quello che impariamo, perché io noto che ci sono tantissimi corsi di formazione che fanno tanta teoria, ma poi è come diventare un'enciclopedia umana che poi praticamente non sai fare niente. Stare in contatto, stare in un'aula, probabilmente ti dà quella possibilità di analizzare la teoria, ma parlare e vedere anche esempi pratici, analizzarli insieme a me, farmi delle domande perché qualcosa non ti è arrivato come ti doveva arrivare. Ecco, veramente c'è tanta differenza. Quindi, due soluzioni: stare in aula con me, 129 euro. O in alternativa 90 euro solo le video lezioni, quindi potrai esclusivamente vedere le video lezioni senza avere il mio tipo di supporto. È come comprare un DVD, ok? Il che è assolutamente esaustivo. Ti ricordo che si parla di 40 video circa, e quindi parliamo di tantissimo materiale, che diventano il doppio, il triplo, se consideri che invece entrare in video lezione con me hai, oltre tutto il corso di cui abbiamo parlato registrato, hai anche 20 lezioni in cui vedremo i concetti esposti nelle registrazioni, ma chiaramente con un approccio sicuramente più divulgativo, più interattivo, ok? Potrebbe esserti sorta una domanda: quando si svolgono le lezioni? Bene, vado a rispondere. La prima è che le lezioni si svolgono due volte alla settimana, precisamente il lunedì ed il giovedì, e queste lezioni vengono effettuate la sera dopo cena. Se non puoi partecipare quella sera non ti devi preoccupare, perché fai parte comunque del gruppo e potrai assistere alla lezione registrata, e chiaramente potrai commentare il video della lezione con le domande a cui io risponderò senza problemi, magari alla lezione successiva o anche sotto il video stesso. Bene, diciamo che io ti ho convinto un po' su tutto, ti piace l'idea eccetera eccetera, però sarebbe bello una prova, sarebbe bello capire come funziona veramente questo corso, come ci si trova in aula, come funziona l'aula virtuale. Ebbene, ho pensato anche a questo. Infatti è possibile segnarsi adesso sul form che vedi nella pagina dove stai vedendo questo video, e puoi tranquillamente, con l'iscrizione, entrare una sera gratuitamente all'interno di una delle lezioni che fanno capo a questo corso, ok? Indipendentemente dal momento in cui tu entri, se siamo già a metà corso non ti devi preoccupare, se siamo alla terza lezione, alla quinta, non ti devi preoccupare, perché all'interno chiaramente della pagina e del gruppo trovi tutte le video lezioni registrate. Ti do la possibilità di iscriverti al corso anche senza pagare, e hai la possibilità di stare una sera con noi in nostra compagnia. Dopodiché, se ti piace quello che trovi all'interno di questa pagina, effettui il pagamento. Altrimenti, alla fine della lezione, se non ti è piaciuto quello che hai visto o se non lo ritieni idoneo per ciò che stai cercando, sei libero di poter uscire senza problemi. Ora, una piccola nota aggiuntiva: ho pensato anche a tutti coloro che intendono comprare questo corso, ma vorrebbero anche pensare ad esempio alla post produzione. Se infatti all'interno di questo video corso si parla di montaggio, ma in senso generico, ecco, è possibile che qualcuno abbia anche la volontà, la necessità di imparare anche un software di video editing in maniera professionale. Quindi puoi acquistare video recording e contemporaneamente un pacchetto dedicato a tutto quello che è il mondo del montaggio. Entrambe i corsi possono essere acquistati per coloro che hanno acquistato e che desiderano acquistare appunto video recording al 20% di sconto. Quindi, rispetto al costo che trovi sulla landing page, potrai pagare il 20% in meno del corso. E aggiungo che la percentuale di sconto è valida anche per coloro che dovessero e volessero acquistare anche Film Wedding Day, che è l'altro corso di formazione dedicato interamente al mondo del video matrimoniale, in cui do dalla A alla Z tutti quelli che sono i trucchi del mestiere in ambito video per chi fa questo tipo di attività lavorativa. In sostanza, se acquisti video recording hai la possibilità di prendere scontato al 20% un altro qualsiasi dei miei corsi, ok? Ultima promo: c'è la possibilità di avere il 20% di sconto anche nel caso in cui in due amici, quindi uno presenta l'altro e vi segnate entrambe
al videocorso video recording, ok? Quindi in questo caso pagherete il 20% in meno, sia tu che il tuo amico, va bene? Ed ora di nuovo play. Iscriversi è semplicissimo, ti basta compilare il modulo che trovi all'interno di questa pagina, seguire le indicazioni che riceverai tramite email e il gioco è fatto. Chiaramente rimango a disposizione laddove dovessi avere delle domande in merito a argomentazioni o a specifiche richieste legate appunto al corso stesso. Ti ricordo infine e chiudo che acquistare questo corso significa avere la possibilità di entrare a far parte di un club, di un gruppo esclusivo che appunto è il gruppo di video recording che troverai su Facebook, all'interno della quale tu potrai non solo trovare tutti i contenuti di cui ho parlato, ma oltre a questo avrai la possibilità di rimanere in contatto con me e di poter fare sotto ogni video le domande del caso, i dubbi che ti sono rimasti appunto in funzione di eventualmente una mia diciamo incompleta o non perfetta spiegazione dei contenuti. Rimango a tua completa disposizione, io ti aspetto dall'altra parte per cominciare a studiare meglio il mondo del video.